della Emporio Armani, con Melli che gira per Foyfa, l'Italia di Scelza prova a trovare spazio, Scelza fa saltare due uomini, due punti. È un segnale positivissimo, specialmente per Benzius che era stato limitato benissimo. La risposta è da Billy Baron, che si alzano i giri del motore. Baron, Foytman, pallone raccolto nel pitturato, prova a girarsi, tre uomini di Sassari su di lui, poi Baron si alza. Ancora Baron nell'angolo dopo l'assistenza di Melli, Scelza per Foytman, si alza Foytman. Mette a segno il più 8, Pangos, Tonut, Datomeric, Heinz, questo il quintetto scelto da Messina per cominciare questo secondo quarto, con Datome che si alza per il tiro da tre. Scelza ancora per Nepier, prova a partire Nepier, si ferma, prova a tenere giù di gambe, Gentile, poi grande assist. E già basta per attaccare Heinz. Quindi di conseguenza fuori equilibrio non può essere un contatto da scrivere l'attacco. Intanto Gigi Datome fa col secondo tiro da tre della sua serata. Robinson su di lui, prova a partire, tiene bene la linea di fondo Robinson, Scelza prova ad attaccarlo, prova a girarsi, Scelza, non c'è spazio dall'altra parte, Scelza stava per perdere palla, Datome la riconquista. Sono chiama su Kruslin, poi pasticcia Kruslin, allora Melli va a riconquistare il pallone, può andare la schiacciata, Nick Melli fiammato ancora il forum, meno uno, time out. Va da play, e spesso accade nelle azioni, quando comincia le azioni Milano, o lui o Heinz, e Pierre poi attraverso il pitturato per Verona, spazio per tirare. 9 punti in gara 1 con 5 rimbalzi, sbaglia il secondo tiro libero, Foytman però regala il tiro a Baron, e allora è meglio 3 che 2 alla fine. Adesso c'è Robinson su Melli, Schitz prova ad attaccare Stephens che tiene bene però nell'angolo il pallone per Foytman, alza la parabola, Johannes Foytman. Poi parte Nepier, scarica nell'angolo per Scelza che si alza con spazio e non può sbagliare, bravissimo Scelza, si riprende Dau. C'è qualche problema da rivedere nel taglio fuori difensivo, Nepier dall'altra parte, in sottomano. Nuovamente parità dopo 3 minuti nel corso di questo terzo quarto, poi c'è il canestro di Nepier che prende anche il palo. Ma recupera bene Robinson. Scambiano Baron e Heinz nell'angolo per Foytman che si alza per tiro da tre. Scelza, c'è Robinson giù di gambe su Shevon Scelza, Heinz, il taglio di Nepier, Scelza raccoglie, palleggia, arresta il tiro in sospensione. La squadra sarda, Datome, 6 secondi per andare al tiro, va in uno contro uno Scelza, scarica per Heinz sotto canestro, riesce a girarsi. La rimessa di Pangos per Scelza, porta a spasso proprio Robinson, ancora, ancora, resta il tiro in sospensione, perlomeno Sassari ci ha provato. Heinz per Pangos, Datome, spallate con Robinson, tirano allontanamento. Pangos prova ad attaccare Chris Dow che esce bene dal blocco, l'angolo per Datome, si alza dall'angolo, Gigi Datome! Dopo, come vi dicevo prima, poi Diop, anzi Dao pasticcia, perde palla, Scelz si proietta dall'altra parte, appoggia, canestro. Sassari a meno 4, Nepier, arriva Scelz, recupera la posizione Robinson, Heinz porta blocco nell'angolo per Datome che si alza per il tiro da tre. Gigi Datome, lo serve Nepier, attacca Robinson, punta i piedi verso il canestro, Scelza parte in uno contro uno, entra nel pitturato, poi riesce a trovare altri due punti, Scelza. Kaspar Treyer, ma lo aveva fatto già anche con Venezia, anche se qui c'è un po' la colpevolezza, mentre intanto Nepier scolonna a centro area.